segretario che veramente si sta spendendo di tutto e per tutto, segretario nazionale Gianfranco Amato. Grazie Gianfranco. Cari fratelli, sì, non vi chiamo amici, vi chiamo proprio così, fratelli, in nome di quella comunione fraterna che ci ha consentito di arrivare fino a qui, fino a oggi, 30 dicembre 2017, che ci ha consentito di fare questo importante pezzo di strada insieme. Siamo arrivati fino a qui, in questa lunga e difficile traversata del deserto, sapete, che ricorda la traversata del deserto del popolo ebraico dell'Esodo. Anche noi, sapete, abbiamo avuto dei fratelli che si sono stufati della manna e hanno rimpianto le dolci cipolle della schiavitù d'Egitto e ci hanno lasciato. Ci hanno lasciato preferendo la casa dei vecchi padroni. Anche noi abbiamo avuto fratelli che si sono spaventati quando i predoni di Amalek ci hanno assaltato. Non hanno combattuto come Giosuè. Ci hanno lasciati e hanno cercato un posto più sicuro. Anche noi abbiamo avuto fratelli che, stufi di aspettare, si sono messi ad adorare il vitello d'oro e ci hanno lasciati, inseguendo il denaro e il potere anziché la verità. Ma voi, noi, siamo rimasti. Siamo rimasti perché abbiamo capito che questa lunga e difficile traversata del deserto è la sola rotta che può portarci alla terra promessa, l'unica. Siamo rimasti perché non vogliamo essere schiavi, perché non abbiamo paura dei predoni e perché non vogliamo adorare il vitello d'oro. Oggi è un giorno importante, un giorno storico, perché l'Assemblea Nazionale del Popolo della Famiglia sancirà formalmente e ufficialmente che il nostro movimento parteciperà alle prossime elezioni politiche che si svolgeranno il 4 marzo 2018. È un giorno storico. Perché è un giorno storico? Perché noi siamo nati per questo. Il popolo della famiglia è nato per questo giorno, per oggi. Esattamente tra un mese saranno trascorsi 2 anni da quando il mondo intero, attraverso la CNN, la BBC, Al Jazeera, ha assistito alla più grande manifestazione di popolo che si sia mai vista in Italia dal dopoguerra ad oggi. Sì, fratelli cari, sto parlando della grande, indimenticabile esperienza del Family Day del 30 gennaio 2016. Quella che fu la grande trionfante riscossa delle famiglie italiane al Circo Massimo di Roma. Beh, voi ricordate però, tanto fu entusiasmante quel momento magico, tanto fu cocente la delusione
dopo il tradimento politico di quella piazza da parte di falsi amici parlamentari. Esattamente 2 anni fa noi capimmo che l'unico modo per arrestare la rivoluzione antropologica che sta devastando il nostro paese era quello di andare a sostituire questi falsi amici in Parlamento. Sì! In Parlamento. Perché capimmo che lì si gioca tutto. E quindi, siccome lì si gioca tutto, noi in Parlamento ci dobbiamo andare. Senza se e senza ma. Ecco perché dico che noi stiamo vivendo un momento storico, che noi siamo nati per questo giorno, siamo nati per questa cosa qui. Siamo nati perché abbiamo capito che avremmo dovuto dare una rappresentanza politica a quel popolo presente al Circo Massimo che è stato tradito il 20 maggio 2016 con l'approvazione di una legge sciagurata che porta il nome di una senatrice sciagurata, Monica Cirinnà, che non a caso è stata dichiarata personaggio dell'anno 2016 da gay.it. Noi abbiamo anche la grazia di saper riconoscere la via che la provvidenza ci indica attraverso i segni. Sapete, Dio parla attraverso i segni. Ma nel senso etimologico del termine greco, semeion, che vuol dire anche miracolo. E noi abbiamo avuto, anche vero che San Giovanni, nel suo Vangelo, usa il termine segno come sinonimo appunto di predicare i miracoli. E noi abbiamo avuto dal Padre Eterno un semeion molto evidente che si chiama Rosatellum. Rosatellum e successive modificazioni. Sì, perché dobbiamo essere onesti. Sapete, sarebbe stato molto difficile, anzi per non dire quasi impossibile, tentare di iniziare questa avventura con uno sbarramento dell'8% al Senato e del 5% alla Camera. Molto difficile. Solo grazie al semeium del Rosatellum questa soglia si è miracolosamente abbassata come le acque del Mar Rosso ed è passata al 3% sia al Senato che alla Camera, una soglia oggettivamente alla nostra portata. Solo attraverso il semeium del Rosatellum il numero minimo delle firme da raccogliere per ciascun collegio è passato da 1500 a 750 e poi a 350, la metà della metà, esclusivamente per questa tornata elettorale. Solo grazie al semeion del Rosatellum e successive modifiche è stata estesa la possibilità di autenticare queste firme anche agli avvocati cassazionisti, solo per questa tornata elettorale. E via dicendo. Beh, amici, la provvidenza ci ha detto una cosa molto semplice, Questa è l'unica ripetibile possibilità che abbiamo, ora o mai più. Questa mia relazione io non toccherò i temi programmatici. Dopo scontato che voi abbiate letto i 27 punti tratti dal compendio della dottrina sociale della Chiesa, i 10 punti del volantino che abbiamo distribuito, dopo scontato che abbiate letto Occhum, il libretto del nostro Presidente, qui rivolgiamo un applauso. Avremo modo quindi, che non parlerò, avremo modo anche in campagna elettorale di fornire ulteriore
ulteriore documentazione. No, io non parlerò quindi di reddito di maternità, di reddito di assistenza, di buono scuola. No, quelli che sono i nostri cavalli di battaglia. Anche se ho scoperto una cosa curiosa, Mario. Una lettera del mitico Don Oreste Benzi, pensate un po', del 1994, più di 20 anni fa, una lettera che lui scrisse all'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, in cui proponeva l'istituzione del Ministero della Pace, una cosa che potremmo anche riprendere perché è interessante, ma lui indicava alcuni punti programmatici, tra cui questi per esempio. Punto 7, il lavoro di madre. Le donne che desiderano restare con i loro figli piccoli, o almeno fino all'età di 20 mesi, devono essere stipendiate come un qualsiasi lavoratore, conservando il diritto al posto di lavoro. Questo investimento finanziario sarebbe altamente produttivo in salute mentale e fisica dei figli. Punto 7. Case di riposo. La società deve rendere possibile alle famiglie d'origine o a quelle acquisite di tenere gli anziani in famiglia. Essi sono una ricchezza fondamentale per i nipoti e l'equilibrio del mondo. E via dicendo. Sembrano tutti punti tratti dal nostro programma. Ora, che queste siano state già 20 anni fa idee di Don Oreste Benzi, non può che darci un'ulteriore garanzia sulla bontà del nostro programma. Viva Don Oreste! No, io non voglio quindi parlare di quei punti programmatici, ma voglio focalizzare tutto su un aspetto che ritengo importante, essenziale e dirimente, la vera questione politica. Perché sapete, questi temi, questi nostri punti, questi cavalli di battaglia, possono anche essere recepiti, molti dei quali, direi quasi tutti, anche da altri partiti, del centrodestra come Fratelli d'Italia, la Lega, Forza Italia. E allora, quale sarebbe la differenza? Perché deve esistere un popolo femminile? Perché non hanno ragione alcuni nostri amici che ci dicono, lo so, votate Fratelli d'Italia? Qual è la differenza? Anzi, vi dico di più, che se il reddito di famiglia si richiestasse Berlusconi, forse sarebbe anche più credibile di noi. Perché è già stato al governo, più soldi, più possibili. Noi rischieremo di inseguire i nostri temi che ci rubano gli altri. E allora, qual è il vero problema politico? Perché esistiamo noi? Ed è la domanda che vi faranno in campagna elettorale. È molto semplice, sapete. Perché per noi è semplicemente impossibile, inimmaginabile, immorale parlare di libertà di coscienza, di astensione o di fuga pilatesca di fronte a quelli che il grande indimenticato Benedetto XVI chiamava principi non negoziabili! Questo punto! Tutti quelli che in questi mesi mi hanno avvicinato, si sono avvicinati, proponendosi, io ponevo sempre la stessa domanda, sì, siamo d'accordo su tutto, la famiglia, tutto. Ma su questi tre temi, vita, famiglia, educazione, voi come vi comportate? E quando mi rispondevano, beh no, questi sono temi sensibili sui quali noi lasciamo libertà di coscienza, beh, allora arrivederci, è stato bello, ciao. Non possiamo fare un cammino insieme. Per noi è inconcepibile che su questi temi come vita, famiglia, educazione, appunto, sia ipotizzabile una libertà di coscienza, un'astensione, una fuga. Vi voglio fare un esempio pratico, così lo capite. Prendiamo l'ultima nefandezza
la polpetta avvelenata di questa legislatura, che fortunatamente è morta. Il testamento, il cosiddetto testamento biologico, alias eutanasia all'italiana. E prendiamo la Camera dei Deputati, facciamo la fotografia di quello che è successo. Attenti bene, seguitemi. Movimento 5 Stelle, 88 deputati, questa è la consistenza del gruppo, 88 deputati, 88 presenti, 0 contrari, 88 granitici a favore dell'eutanasia. Articolo 1, Bersaniani, 40 deputati, questa è la consistenza del gruppo, 40 deputati presenti, 0 contrari, 40 granitici a favore dell'eutanasia. Sinistra Italiana, se è Vendola, 17 deputati, questa è la consistenza, 17 deputati presenti, 0 contrari, 17 granitici a favore dell'eutanasia. Guardiamo centrodestra. Lasciamo stare Forza Italia e la Lega, dove lì c'è chi ha votato a favore, chi contro, c'è l'anarchia valoriale. E lasciamo stare anche il fatto che Forza Italia si è presentata anche in voti della metà, su 50 deputati erano 25, ma lasciamo stare questi qua. Prendiamo quello che secondo alcuni nostri amici dovrebbe essere il partito più vicino, noi dovremmo votare, Fratelli d'Italia. Questa è la fotografia. 12 deputati, la consistenza del gruppo. 2 deputati presenti, 2 contro, 10 assenti. 10. Vergogna! Noi non è inconcepibile, è semplicemente immorale! Immorale! Che di fronte a te come la vita si possa ricorrere alla fuga della testa! Vergogna! Volete sapere cosa sarebbe successo se al posto di Fratelli d'Italia ci fosse stato il Popolo della Famiglia? 12 deputati il gruppo, 12 presenti, 12 contrari, 0 favorevoli! E se qualcuno fosse stato male, l'avremmo portato in barella, ordinanza, o se qualcuno fosse stato un po' esercitato, a calci di culo! Perché su questo sono stati molto più seri i grillini, il PD, Sinistra Italiana e i Bersaniani. Ma perché a sinistra devono essere seri nel male e a centrodestra ci resta l'acqua di Noè? L'anarchia totale. Questa è la nostra differenza. Ora, a proposito di questa ultima polpetta avvelenata, beh, avete visto l'inquadratura del cameraman quando ha ripreso l'applauso finale dopo l'approvazione? Ha inquadrato il volto soddisfatto e commosso della vera madrina, sì, Emma Bonino, alla faccia di tutti quelli che dicevano che non è eutanasico. No, ed è un riconoscimento dovuto, sapete, perché i radicali sono un fenomeno molto interessante. Pensate che loro non hanno praticamente quasi mai raggiunto il 3%, tranne nel 1979, l'anno d'oro, dove raggiunsero il 3,45%, poi sono sempre oscillati dallo 0,5 al 2,5, non di più. Eppure hanno cambiato l'Italia. E pensate che se ci fosse stato lo sbarramento del 3%, questa forca caudina a cui noi siamo costretti, Pannella e la Bonino non sarebbero mai entrati in Parlamento. Oh, questo.
questo, certo, ve lo dice uno che non li avrebbe mai voluti, però la dice lunga anche su quanto sia illiberale e antidemocratico questo sistema. Perché una proposta culturale, nel bene o nel male, non si può valutare solo in termini percentuali, perché noi non possiamo. Ora, nel movimento radicale, sapete, si può dire tutto il male possibile, e secondo me anche ha ragione, ma una cosa gli si deve riconoscere, di una cosa gli va dato anche. Sono riusciti attraverso l'azione politica a fare cultura. Una cultura della morte, va bene, ma è sempre cultura. Questa è la grande differenza, e noi da qui dobbiamo imparare. I comunisti italiani nel nostro paese cosa hanno fatto? Hanno puntato sulla rivoluzione sociale aspettando il loro godò, cioè il sol dell'avvenire che non è mai spuntato, e hanno perso. I democristiani hanno pensato a tutto, veramente a tutto, fuorché a implementare e diffondere una cultura della vita, della famiglia e dell'educazione, e hanno perso. I radicali invece hanno puntato sulla rivoluzione culturale con l'intento preciso di distruggere la concezione antropologica cristiana del nostro paese e hanno vinto, anzi, stanno vincendo. Ecco perché l'errore fatale dei cristiani è stato quello di non aver creato le condizioni per una presenza politica alla radicale. Cioè capace di diventare cultura. E qui, sapete, qui sta la tragedia del cattolicesimo, del cristianesimo italiano, che ha ridotto la fede appunto a un pio sentimento intimistico, perché ha smarrito il grande monito di San Giovanni Paolo II quando il 16 gennaio del 1932 disse in un discorso al MEC: una fede che non diventa cultura, non è pienamente accolta, interamente pensata, fedelmente vissuta. Ripeto, una fede che non diventa cultura, non è pienamente accolta, interamente pensata, fedelmente vissuta. È una fede morta che genera morte, e lo abbiamo visto. Da qui, allora, che cosa connota? Noi dobbiamo essere il pandan alternativo dei radicali. Creare una presenza politica capace di creare cultura, solo così, indipendentemente dai numeri, le numeri potremo incidere. Ora vi devo fare alcuni saluti. Il primo è un saluto che viene da molto lontano, 13.000 chilometri di distanza. È il saluto che ci dà, augurandoci buon lavoro, il nostro amico cileno José Antonio Cast. Io credo che in Italia, a parte i presenti, gli iscritti del Popolo Famiglia e gli lettori della Croce, nessuno conosca, sappia chi sia così Antonio. E questa la dice lunga della miopia, della piccineria, del provincialismo. Che noi vogliamo essere transnazionali, proprio come i radicali. Beh, sapete tutti la storia di José Antonio. Lui, quando in Cile si è ripetuto il solito teatrino del candidato di destra, questo Piñera, Berlusconi cileno liberal, e Guillermo, quello di sinistra, lui si è stufato. Sapete, è un cattolico, ha 9 figli, appartiene anche all'esperienza religiosa di Schoenstatt. Lui ha deciso di gettare il cuore oltre l'ostacolo e si è candidato. Allora, è partito con un sondaggio che lo dava dallo 0,5 all'1%. Tra Sberleffi è partito e il fuoco amico cattolico lo irrideva, cioè, siete irrilevanti, sei irrilevante. Poi quando sono andato a trovarlo, alla fine di settembre, inizio di ottobre, lui e la sua anima gemella, Maria Pia, mi ha fatto vedere un sondaggio che lo dava addirittura al 4%, vero. Allora a quel punto è diventato pericoloso e i cattolici l'hanno attaccato, dicendo: ecco, tu sottrai voti e impedisci a Piñera di vincere al primo turno, le solite cose che già conosciamo. Beh, sapete, a novembre
Quando c'è stato il primo turno quanto ha preso? Voi sapete, sì. L'8%. No, ma il dato più bello di un altro è che Piniera non ha vinto il primo turno, ha dovuto vincere al secondo grazie ai voti di cast. E voi non potete immaginare la soddisfazione quando ho letto la notizia: Piniera vinse en las elecciones chilenas gracias a los votantes del Provida Casca. Piniera ha vinto grazie ai voti del Provida. Ovviamente lui è considerato un bigotto, un omofobo, un ultracattolico, un fascista, cioè proprio il physique du rôle del pigliettino di Fino. Adesso viene il bello, perché ovviamente a questo qui gli hanno offerto di tutto. Quando l'ho sentito, dice: beh, adesso sarai ministro. Sapete cosa mi ha risposto? No. Come no? No. No, per un motivo molto semplice. Siccome questo Piniera ha cominciato a fare discorsi di larghe intese, di grande consenso, condivisione sui temi, dialogo, noi abbiamo valutato, io ho valutato, che per essere quell'espressione che ormai noi è famosa, il chiodo impiantato nella coda del serpente, è meglio stare fuori dal governo. Sono più libero nel condizionarlo fuori che non dentro. Dico: ma tu stai rinunciando? Sì, perché tra la mia posizione personale e la tenuta dei valori, quello che conta è la tenuta dei valori. Ma voi, conoscete un politico in Italia che avrebbe fatto un discorso del genere? No! Ma ditemene uno! Mario! Mario Draghetti! Parliamo di parlamentari diretti con possibilità di andare al governo che ti dicono no! No, ma preferisco non essere niente, e gli stanno offrendo veramente tutto. Vacci. Poi ha fatto un altro ragionamento che a noi, se praticamente è uno dei nostri, dice: non solo non vado al governo e questi qui li teniamo veramente per il collo, ma io lavorerò perché alle prossime politiche sia io il candidato e userò questi anni per creare un movimento come il popolo della famiglia. E sapete perché mi ha dato una grande lezione? Perché mi ha detto: vedi Gianfranco, noi cristiani siamo gli unici che sappiamo rinunciare e che sappiamo aspettare. Poi ho letto, mi ha mandato l'ultima intervista che ha fatto alla vigilia di Natale, guardate un po', gli hanno fatto diverse domande, considerate sempre che lui è ritenuto omofobo, fascista, ultraconservatore, ultracattolico, bigotto. A un certo punto il giornalista gli fa: beh, ma adesso cosa succede? Visto che Piniera, insomma, il presidente eletto del centrodestra, ha già dichiarato che vuole discutere, condividere i temi valoriali, come per esempio l'adozione per le coppie gay. Lei come la vede? Lei che rappresenta l'anima più conservatrice della maggioranza. Sapete come ha risposto? Conservatrice? No, progressista. Sì, dice sì, perché io non ho mai incontrato nella mia vita niente di più progressista della famiglia e della vita. Perché se non c'è la famiglia, non c'è la vita, non c'è il progresso. Quindi per questo io mi batterò per difendere la famiglia formata fra un uomo e una donna, per difendere il diritto a un bambino di avere un papà e una mamma e per difendere la vita senza se, senza ma, contrario sempre all'aborto. Perché sono il più progressista di tutti. Bravo.
figli fa paura al potere, perché come ci direbbe Fabio, rompe gli schemi, perché uno mette in crisi il sistema, ed è quello che noi dovremmo fare qui. Il popolo e la famiglia dovrebbe essere quella roba lì. Ecco perché mi sono permesso di proporre una tessera d'onore, se il Presidente è d'accordo, per il nostro caso. Esattamente quello che il popolo e la famiglia dovrebbe fare in Italia. Oh, prima di chiudere, tre ultimi saluti fra i tanti. Intanto, Orietta Tunesi di Bruxelles, che è la nostra candidata nella lista circoscrizione Europa, si vanta di essere la tessera numero 851 del popolo e della famiglia, è il dato più interessante che ha nel curriculum, è bravissima. Ci saluta anche Pierangelo Beltrani, che è di Washington, un bravissimo art director, anche lui in lista nella circoscrizione America settentrionale centrale. E poi Marina, la professoressa Marina Garzano, Garzano, che è, fra le tante cose, consigliera dell'AIA, l'Associazione Italiana d'Assistenza a Città del Messico. È una istituzione prestigiosa che ha più di un secolo di vita, che si occupa dei bisogni dei cittadini italiani e dei loro discendenti a Città del Messico. Lei è conosciutissima, si è fatta valere, si è fatta onore fra i nostri concittadini, e noi abbiamo l'onore di averla tra le file del popolo italiano. Candidata! Tra l'altro io sono stato ospite a casa sua. Ecco, vedete, il giro che Padre Eterno mi ha fatto fare per il mondo è servito anche per il popolo e la famiglia. Noi siamo chiamati ad un compito: difendere la verità in Parlamento. Ora, questo impegno gravoso ce lo chiede l'amore per il nostro paese, ce lo chiede l'amore per la nostra famiglia, ce lo chiede l'amore per la nostra fede. Non mi vergogno a dirlo, ce lo chiede Dio. Ricordatevi che senza le nostre famiglie noi non potremmo mai fare quello che facciamo. Se io non avessi mia moglie e i miei tre figli, non potrei fare quello che faccio. Anzi, dovreste ringraziarmi, perché se non ci fossero stati mia moglie e i miei figli, non ci sarebbe mai stato il popolo della famiglia e voi non sareste più noi. Difenderemo in Parlamento la verità con le unghie e con i denti, fino all'ultimo voto, fino all'ultimo respiro. Una cosa certamente non faremo mai: lavarci le mani nel catino di Ponzio Pilato. Questo mai, 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 mai. Abbiamo contro di noi un potere immenso, dotato di un sistema informativo immenso, di una macchina di propaganda immensa, di risorse finanziarie immense, rispetto alle quali noi sembriamo quasi insignificanti. Abbiamo di fronte a noi un Golia armato fino ai denti, potentissimo e invincibile. Dio ci ha solo dato una fionda e un sasso. Tutto quello che dobbiamo fare con questa fionda, fratelli, è saperla usare bene. Se riusciamo, il colpo andrà a segno e noi porteremo in trionfo la testa di Golia.